E allora diamo il benvenuto e bentornato a Carlo Stagnaro. Benvenuto Carlo. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Bentornato, buongiorno. Carlo, Grazie. Bentornato. A allora, eccoci qua, eccoci qua. Urgeva assolutamente questa live, Carlo, perché insomma, si sta parlando molto eh, del del gas, insomma, del, del caro energia, delle famose speculazioni che tutti i politici citano ogni giorno. Quindi ho chiesto ad Umberto di, di evocare la tua presenza qui quest'oggi. Allora inizio io con una domanda molto, molto appunto scontata. Eh, ci sono speculazioni in corso sul prezzo del gas, quello che i politici, soprattutto alcuni, insomma, stanno raccontando in questo periodo è vero sta accadendo insomma soprattutto in Olanda? Ma la, 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 la risposta, l'unica risposta seria che, che ti si può dare in questo momento è forse. Eh, fammi mettere un attimo le cose in prospettiva. Eh, ci sono du due aspetti diversi eh, in questo tema delle speculazioni. Eh, uno è naturalmente cosa si intende per speculazione, perché nel, nel dibattito pubblico quando uno dice speculazione intende un, un vettore di cose che vanno da eh, qualunque scambio puramente finanziario a eh, comportamenti strettamente illegali. Eh, se noi diamo a questo termine un significato ragionevole, cioè comportamenti eh, illeciti, condotte illecite sui mercati finanziari attraverso cui alcuni operatori possono approfittare in particolari circostanze del, 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 del appunto delle circostanze per eh, spingere i prezzi a livelli a seconda dei casi superiori o inferiori a quelli dove dovrebbero stare, eh, la, la risposta che la, mi, mi viene a dirti due cose: la prima è che è possibile che ci sia una componente speculativa. Eh, nei, nei prezzi che si formano eh, sulle, sulle principali borse di scambio de, delle commodity del gas, in particolare, di cui in Europa la principale è il famigerato TTF, ma non è l'unica. È possibile che ci sia eh, questa, questa componente, eh, però, quantomeno, questo andrebbe provato. Io ho sentito in questi mesi, in queste settimane, tante persone, anche serie, anche persone del cui giudizio mi fido, eh, dire che i prezzi che stiamo osservando e la volatilità che le borse stanno esprimendo sono anomali e non trovano giustificazione però perché da questa osservazione derivino poi delle conseguenze degli interventi delle regolamentazioni tutto cioè quello che ti pare quantomeno questa, queste queste cose vanno vanno dimostrate eh, io non ho ancora visto mh, alcun lavoro che dimostrasse, non dico con lo standard, diciamo, giuridico che evocava prima Francesca, standard giuridico vuol dire dimostrare che tizio alle 17.34 del 9 di giugno ha piazzato degli ordini finalizzati a. Questo, non, non, non credo che questo sia ciò di cui c'è bisogno oggi, per carità, ci sarà anche. Ma far vedere che eh, gli andamenti del prezzo nel giorno X. Dipendono da eh, volumi in acquisto o in vendita che hanno caratteristiche particolari, cioè un'analisi di tipo economico, quella sarebbe utile, sarebbe importante. E io non l'ho vista, non l'ho vista né da parte dei eh, soggetti preposti alla regolamentazione. Eh, di, di, di questi scambi finanziari, eh, a particolare in parti, a partire dalle autorità olandesi, ma neanche da parte di ricercatori accademici, società di consulenti, tutto sì. che ti pare. Quindi per me è difficile dirti sì, c'è certamente una componente speculativa quando nessuno me l'ha mai dimostrato. Io non sono un esperto di mercati finanziari, non sono in grado io di farlo quel lavoro lì. Però, ecco, vorrei che qualcuno che si occupa di quella roba lì me lo argomentasse con qualcosa di più di una battuta, ma il prezzo, secondo me, è troppo alto, no? questo è il primo punto. Il secondo punto è che, e su cui invece sono molto convinto, perché esce un po' dal tema del, dei mercati finanziari e entra più nel mio ambito, ehm, ammesso che ci sia una componente speculativa nei prezzi, questa componente non è certamente quella determinante. Cioè, magari noi paghiamo un prezzo che è del 10%, del 20%, tra virgolette, troppo alto. Poi 10 o 20% sono un mucchio di soldi. Eh? Io sono di Genova, ci sono attento a queste robe qua. Ma eh, un conto è dire il prezzo è troppo alto del 10%, o del 20%, un conto è dire il prezzo è completamente eh, fuori scala. Io credo che le ragioni per cui il prezzo è i prezzi sono così alti, poi ripeto, 10 euro più 10 euro meno stanno da un lato in ciò di cui abbiamo mh, discusso anche altre volte quando sono venuto da te cioè il fatto che c'è una situazione di partenza eh, che era complicata in termini di equilibrio tra domanda e offerta dall'altro perché i prezzi di mercato scontano eh, i rischi di interruzioni uno dice ah, ma son, sono timori irrazionali mica tanto, tre giorni fa hanno chiuso il nostro Immuno che è uno dei due gasdotti principali che portano gas verso, verso l'Europa ed è interessante vedere che dopo la chiusura di Nord Stream 1 i prezzi sono saliti ma non sono esplosi, il che vuol dire che da questo punto di vista almeno approssimativamente i mercati stavano già correttamente scontando quel rischio. Quindi, eh, morale della favola, magari la speculazione c'è, eh, però come dire, se uno eh, ammazza una persona e le ruba la borsetta, l'omicidio vale più del furto. Quindi concentriamoci sull'omicidio, poi per carità eh, magari c'è anche l'aspetto del furto, no? E, e i responsabili dell'omicidio in questo caso, cioè degli alti livelli medi dei prezzi, non sono certamente gli operatori finanziari. Dopodiché poi magari c'è anche la speculazione ed è, può essere utile e sensato intervenire contro di essa, però ecco non, non ne farei un feticcio e non penserei che fatto quello abbia risolto il problema. Umbe Franci. Ma... Io vorrei capire anche questa cosa. Cioè, lo studio che si sta proponendo di questo blocco al prezzo del gas, no? Eh, in buona sostanza va soltanto sulla Russia, quanto ho capito io. Però. Eh, ti, ti blocco. Nip. Ok, perfetto. Nel... Ecco, Nel... voglio capire perché cioè, la mia... io avevo capito ancora qua perché. C'eri stato tu a spiegarcelo, c'era stato Villa, c'erano stati altri esperti comunque, gente che si occupa di pipeline e mi sembrava, magari sbaglio io, eh, che il GNL arrivasse qua sulle nostre coste perché il prezzo era relativamente alto e ci fosse convenienza. Cioè, io parto da un certo luogo intorno al mondo, mi faccio un bel giretto, arrivo appunto in Italia e scarico il mio GNL perché c'ho convenienza, altrimenti non lo scarico e magari vado in Australia oppure vado, che ne so, in Sudafrica oppure vado negli States. Ipotizzo, eh, per, magari sto sbagliando tantissimo, però mi era parso di capire che funzionava così. Allora, funziona assolutamente così, eh, anche qua con un, con un po' di ma e un po' di precisazioni. Noi importiamo il gas in parte via nave, e la nave è flessibile in parte via tubo, e il tubo non è flessibile. Normalmente il tubo è costruito a misura di consumatore e a misura di giacimento. Quindi, se io eh, collego un, un certo luogo produttivo con, con una zona di consumo, costruisco un tubo. Non è che ne costruisco tre, perché così poi ogni giorno decido da che parte mandare il gas. Quindi, il tubo è, è una fonte di provvigionamento molto più rigida. Storicamente, noi, noi Europa importiamo grandissima parte. Del nostro fabbisogno attraverso, attraverso gasdotti, diciamo il rapporto è attorno a 80-20. Negli ultimi mesi, venendo meno una parte sostanziale dei, dei flussi dalla Russia, abbiamo sostituito una parte del, degli approvvigionamenti via, via gasdotto con LNG, con, con gas naturale di liquefatto. Quindi oggi il rapporto è più vicino a 70-30 che a 80-20. Questo 20 o 30 che sia che viaggia via nave. E va, va dove lo porta il prezzo. Eh, non tutto in realtà, perché poi anche alcuni approvvigionamenti via nave, per esempio gran parte del gas liquido che noi importiamo attraverso il terminale di Rovigo, dipendono, eh, sono legati a contratti di approvvigionamento di lungo termine in cui io mi impegno a comprare da te eh, un certo volume di gas tutti gli anni a un prezzo fissato in un certo modo per, dico per dire, vent'anni. Però, in realtà gran parte delle navi, soprattutto quelle che ci stiamo eh, accapparrando in questo momento di crisi, eh, arrivano su, 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 sulla base di segnali di prezzo. Quindi la nave viene in Europa se l'Europa paga almeno un euro in più rispetto a quelli che pagano, a quello che sarebbero disposti a pagare altri potenziali consumatori. Guardate che noi ovviamente in questo momento siamo spaventati da quello che può succedere d'inverno e quindi strapaghiamo eccetera questo non è privo di conseguenze per il resto del mondo se voi guardate per esempio il pakistan che è un paese che importa gas in gran parte via via, via LNG in questo momento è ovviamente è un paese povero che fatica a, a, a tenere il ritmo di questi prezzi in questo momento la situazione sociale è, è, è assolutamente diciamo fuori controllo perché, perché stanno male, ecco, e stanno male perché noi gli stiamo portando via il gas e perché noi stiamo tirando sui prezzi, quindi bisogna anche stare attenti nel, nel mettere tutto nelle giuste proporzioni. Comunque, diciamo, la parte di gas che arriva via nave ha queste caratteristiche, il gas che arriva via tubo invece tende ad avere eh, una, una natura più rigida perché o passa da quel tubo o, o, o non va da nessuna parte. Eh, fatta questa premessa, ci sono sostanzialmente tre proposte di price cap relative al gas che girano poi ce ne sono altre ancora che riguardano i prezzi dell'energia elettrica uno dei problemi del dibattito degli ultimi mesi è che, che veramente è stato confuso e poco chiaro per cui tutti dicevano price cap ma ognuno intendeva una cosa diversa diciamo, queste tre proposte che si sono, sono state grosso modo formalizzate negli ultimi nelle ultime settimane letteralmente negli ultimi giorni sono eh, una è la proposta chiamiamo la proposta numero uno della Commissione europea, che dovrebbe essere discussa eh, nei prossimi giorni al Consiglio dei Ministri dell'Energia. Questa proposta prevede un tetto al gas importato dalla Russia, che è come dire, non so, in, in parte diciamo, in, in alcune possibili traduzioni anche dal punto di vista giuridico, ma nella sostanza è un'estensione delle sanzioni. No? Dice io lascio che i prezzi del gas facciano quello che vogliono. Perché voglio preservare il segnale di mercato che, che, che esiste, eh, però, eh, nei confronti della Russia, visto che i russi eh, sono all'origine di tutto questo casino, qua, io eh, metto un, un limite e oltre quel limite, non, eh, non, non vado. È un po' un modo per buttare la palla, eh, ovviamente, in mano a Putin, il quale a quel punto dovrà dire: Mi accontento del, del prezzo fissato dall'Unione Europea oppure faccio saltare il banco e gli taglio i flussi. Quindi, diciamo. Questo tipo di, di, di price cap è chiaramente una scelta politica e, e da collocare nella logica del, del, eh, del rapporto tra, tra, tra l'Europa e la Russia. Una seconda proposta di price cap, sempre avanzata dalla Commissione europea, ha invece una natura molto diversa, una natura sostanzialmente di mutualizzazione interna all'Europa. La Commissione dice dividiamo i paesi europei, gli Stati membri dell'Unione europea, in due gruppi. Un gruppo che chiamiamo zona rossa è fatto dai paesi che sono più esposti e più a rischio perché dipendono maggiormente dalle forniture di gas dalla Russia e perché fanno più utilizzo del gas nel loro mix energetico. Chi sono questi paesi? I paesi dell'Est, la Germania e l'Italia. Gli altri paesi, la Francia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, i paesi scandinavi, eccetera, li chiamiamo zona verde. Mettiamo un cap al prezzo del gas all'interno della zona rossa, perché sono i paesi, quelli sono i paesi più colpiti, quindi vogliamo limitare l'impatto economico su di loro, e istituiamo un meccanismo obbligatorio di solidarietà per cui i paesi della zona verde si autorazionano l'utilizzo del gas e vendono, tra virgolette, sotto costo, cioè a un prezzo massimo pari al CAP, il gas ai paesi della zona rossa. Questo è un meccanismo, diciamo, concettualmente molto sensato difficile da applicare, perché poi te le puoi immaginare diciamo, la, la, la negoziazione pratica. Poi c'è una scusate il pippone, ma c'è una terza eh, ipotesi che è la proposta del governo italiano eh, di cui si parla da mesi e, e che è stata formalizzata non formalizzata, ma diciamo, è stata tradotta in, in un documento che sta cominciando a circolare oggi, a me è arrivato letteralmente un'ora fa, eh, e che verrà presentato eh, credo oggi pomeriggio in un seminario a Bruxelles riservato, eh, rivolto agli stati membri in cui l'Italia diversamente da quanto hanno spesso detto nelle interviste Draghi e Cingolani che parlavano di tetto cap al, al gas russo, in realtà propone un cap al prezzo del gas, pre un cap come dire generalizzato al prezzo del gas, per cui dice il gas, fissiamo il cap alla cifra X nessuno in Europa può comprare o vendere gas a un prezzo superiore a X. Quindi, questo CAP si applica agli scambi di borsa, al TTF e le altre borse europee, come il PSV, che è l'equivalente italiano del TTF, si applica agli scambi bilaterali, perché non tutto il gas viene scambiato attraverso le borse, è oggetto anche di contratti. Eh, bilaterali tra operatori europei, si applica alle importazioni di gas, in particolare le importazioni via gasdotto, quindi alla Russia, ma anche alla Norvegia, ma anche all'Algeria, ma anche alla Libia, ma anche all'Azerbaigian, eccetera, e si applica con un caveat alle importazioni di gas liquido. Laddove il caveat è che se per caso eh, diciamo, l'applicazione del CAP mi crea una situazione in cui il gas non arriva più in Europa, va da un'altra parte, viene creato un meccanismo di compensazione per cui gli stati membri diciamo, finanziano la differenza. E questo chiaramente è un, un, un disegno molto più vasto, molto più ambizioso, di cui pure Draghi e Cingolani in altre interviste hanno parlato, ma appunto finora non si era ben capito eh, quale fosse la proposta italiana, adesso, eh, adesso l'abbiamo vista. Ecco. Ok. Peraltro, eh, in base a quello che dicevi prima della reazione eventualmente per la fissazione del price cap, eh, in teoria stavo vedendo da un articolo del Sole 24 Ore che Putin ha affermato: eh, che eh, Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi. Comunque, in questo par parla appunto dell'imposizione eventuale di un price cap all'energia russa, e quindi che non consegneranno né gas né petrolio né carbone. Quindi vuole nel caso, ovviamente, danneggiare ulteriormente. Eh, i paesi occidentali perché parla esplicitamente di paesi occidentali sì questa è politica ovviamente eh, dal punto di vista puramente economico probabilmente a Putin eh, naturalmente dipende cioè, come dire, la, la discussione sul cap tendiamo sempre ad averla a livello teorico poi però il cap va, va visto anche empiricamente perché un conto è se tu metti un cap a 20 euro e un conto è se lo metti a 200 cioè sono due mondi di, di. è lo stesso un cap ma, ma, ma chiaramente sono due robe diverse ma diciamo, se il cap viene posto a un livello grosso modo coerente eh, con, con quello che esprimono oggi i mercati, diciamo nel range 150-200 euro a megawatt che è molto alto, eh, ma, ma inferiore ai picchi che abbiamo visto nei, nei mesi scorsi, dal punto di vista strettamente economico, a Putin, come alla Norvegia, come all'Algeria, come a tutti gli altri, converrebbe comunque fare buon viso a cattivo gioco perché è meglio tenere, prendere portare a casa 150 euro che, che zero. Eh, chiaro che se il, pre, se il cap lo metti a 30, eh, allora gli stai sostanzialmente dicendo che vuoi essere mandato a quel paese, no? Eh, ma se il cap lo metti a un livello sufficientemente alto, dal punto di vista strettamente economico, gli stai dicendo eh, a me, io voglio continuare questa relazione, ma con... con, con Infatti, chiara amicizia lunga. È chiaro però che la reazione di Putin terrà certamente conto della sua convenienza economica, eh, ma terrà conto anche eh, del fatto che tutto questo non è che avviene in un contesto pacifico, in cui andiamo tutti d'accordo, eccetera. Avviene in un contesto di guerra, in un contesto di sanzioni, in un contesto in cui tutto quello che noi stiamo facendo è finalizzato a non aver più bisogno del gas russo nel giro di. 24-36 mesi, una cosa del genere. E quindi tutto questo avviene in un contesto in cui Putin sa che, diciamo, ormai lui ha schiacciato il bottone del non ritorno e l'ha schiacciato il 24 febbraio, ehm, quindi deve portarsi a casa tutto quello che può nel breve termine, ma oltre un certo limite, dal punto di vista politico probabilmente per lui e dice allora lui conviene eh, scegliere la politica, la, la linea che muoia Sansone con tutti i filistei, se voi mi volete fregare a me io eh, chiudo tutto e vi faccio passare l'inverno al freddo così avrete le rivolte in casa e vediamo, vediamo se eh, diciamo nel, in questa specie di, 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 di chicken game eh, che si sta, sta instaurando, se resisto di più io senza eh, il ricavato della vendita del gas e del petrolio all'Europa o se resistete di più voi con quei eh, caloriferi spenti e, e le case al freddo. Ecco, eh, io spero che non ci arriveremo ovviamente a, a vedere chi ha ragione, eh, però è chiaro che quella è una decisione al, all'80% politica, c'è un 20% di contenuto economico nella decisione ovviamente, però la decisione è fondamentalmente di strategia politica e militare eh, da parte di Putin, ma anche da parte nostra. Certo, e tra l'altro eh, tu l'altro giorno su Liberi Oltre hai parlato anche dell'evoluzione di questo eh, mercato, diciamo, dell'energia. A un certo punto hai fatto una battuta eh, rivolgendosi all'utente, perdonami eh, però mi è venuto il dubbio adesso e te la faccio questa domanda, eh, visto che non ho seguito in diretta la, la live e secondo me può essere anche interessante. Eh, però a un certo punto hai fatto una battuta su come funzionava il mercato dell'energia prima cioè prima del decreto Bersani in buona sostanza, da quello che ho capito, però ipotizzo. Visto che abbiamo Bersani alle due un quarto, volevo chiederti, questa libertà del mercato, ehm, scusami, questa eh, liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica ha condizionato realmente la situazione in cui siamo oggi, ma in senso positivo o in senso negativo? Cioè era meglio prima, ci sono stati degli errori in questo decreto, si poteva fare qualcosa di più? Beh, allora lì parlavamo, si parlava di, di mercato dell'energia elettrica, non mercato del gas. In realtà, il mercato elettrico e il mercato gas sono stati, diciamo, l'avvio del processo di liberalizzazione dei due mercati è stato eh, avviato in parallelo con due direttive eh, europee del 95-96, che sono state recepite in Italia, o 97, sono comunque fine anni 90, che sono state recepite in Italia per quanto riguarda il mercato elettrico dal decreto Bersani del 99. Per quanto riguarda il mercato gas, dal decreto Letta del 2000. Nel mondo di ieri, soprattutto per quanto riguarda l'energia elettrica, eh, non esisteva un, un mercato, avevi un unico soggetto verticalmente integrato, cioè l'Enel di allora. Verticalmente integrato vuol dire che l'Enel era proprietaria delle centrali, era proprietaria delle reti di trasmissione, era proprietaria delle reti di distribuzione, era proprietaria dei, dei contatori e quindi come dire, vedeva e gestiva tutta la filiera. Il modello di pricing, cioè per determinare il prezzo, ehm, del prezzo del, del, dell'energia, era basato sostanzialmente sui costi. Cioè, L'idea era, produrre l'energia costa 10, eh, trasportarla, cioè diciamo, i costi operativi e, e gli ammortamenti relativi alla gestione delle reti costa 2, eh, la gestione dei contatori e diciamo, la gestione commerciale, le fatture eccetera, costa 1, quindi 10 più 2 più 1 fa 13, più 1 di remunerazione e eh, il consumatore finale, che all'epoca si chiamava, voi siete giovani, non ve lo ricordate, ma si chiamava utente, eh, era, eh, pagava 14. Qual è il problema di, 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 di questo tipo di meccanismo? Che se io so che qualunque cosa spendo viene poi ribaltata a te, spendo 10 e mi arriva 11, spendo 20 e mi arriva 21. Non ho nessun interesse a cercare di far funzionare meglio eh, tutto quanto, mm, vado avanti senza, senza particolare preoccupazione. E questo aveva generato in tutta Europa un, un sistema che era caratterizzato tipicamente da costi molto alti, inefficienze operative molto alte. Il decreto Bersani nell'elettricità e il decreto Letta nel gas sulla scorta di, di un intervento europeo che poi diciamo, è proseguito, perché poi ci sono state altre direttive e, alt e quindi altri eh, regolamenti europei e altri interventi a livello nazionale, ha creato sistemi concorrenziali che hanno effettivamente consentito di eh, migliorare l'efficienza dei, dei sistemi, favorire il progresso tecnologico e tendenzialmente far ridurre i prezzi e i costi sostenuti dai consumatori. Quello che sta accadendo oggi non ha nulla a che fare con la liberalizzazione del mercato e non avrebbe nulla a che e se noi non avessimo liberalizzato ci troveremmo esattamente nella stessa situazione con ogni probabilità. Perché quello che sta accadendo oggi nasce da un lato da un problema nell'upstream, cioè nell'investimento, nella ricerca di nuove risorse di gas, di gas in particolare, ma insomma anche di altro, ehm, e nasce da una guerra. Ecco, pensare che scoppia una guerra che coinvolge il nostro principale fornitore di gas, e questo non ha ripercussioni eh, su, su, sulle bollette, sul nostro approvvigionamento di gas, è, è, abbastanza, è abbastanza ingenuo. Naturalmente, la domanda che potresti fare è: sì, ma era inevitabile dipendere così tanto dalla Russia e non diversificare più? No, secondo me non era inevitabile. È uscito un bel libro di Alberto Clo. Ehm, poche settimane fa, legato col sole 24 ore, io non sono d'accordo con tutte le tesi di Clo, eh, che, che però è diciamo una persona che va sempre letta con, con estrema attenzione. Ma Clo fa vedere come questo livello di dipendenza eh, sia il frutto in alcuni casi consapevole, in altri casi forse inintenzionale, però di scelte concrete che abbiamo fatto. Faccio solo un esempio su cui eh, io ho criticato in realtà Alberto Cloma. In Italia, 10-15 anni fa, c'erano almeno 4 progetti di rigasificatori che avevano dietro progetti seri, soldi veri e operatori internazionali, no? Eh, se non vado a memoria, Porto Empedocle era Enel, eh, Priolo era se non ricordo male Erg, forse assieme a Shell, Gas Natural eh, a Trieste e Brindisi che era British Gas. Noi non abbiamo autorizzato nessuna di, di queste opere, non è che non l'abbiamo autorizzato perché all'epoca ci fosse una volontà politica di vietare eh, i rigassificatori, ma perché l'Italia è l'Italia. E quindi ricorsi, comitati del no, posizione della regione, del comune, del quartiere, eccetera. Questi sono investimenti enormi che impegnano capitale e risorse umane e sono stati portati avanti con ITER lunghissimi. Um, poi è arrivata la crisi quella scorsa, la crisi del 2009-2011 eccetera e, e, e questi operatori qua hanno detto sai cosa? se tu i miei soldi non li vuoi io me ne vado e li investo da qualche altra parte ecco se noi avessimo autorizzato non dico tutti e quattro ma due o anche uno solo eh, di quei terminali di regassificazione non è che oggi non avremmo il problema ma ce l'avremmo un po' meno Altro esempio, la produzione nazionale di gas. Noi al picco degli anni 90 producevamo circa 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Oggi ne consumiamo circa 70-75. Eh, L'anno scorso abbiamo prodotto 3 miliardi di metri cubi di gas. Da 20 a 3 la differenza deriva essenzialmente dal fatto che i giacimenti che stavamo sfruttando chiaramente si vanno nel tempo a esaurire. Però nel frattempo noi non abbiamo rilasciato praticamente nessuna concessione. Esplorativa per cercare nuovi giacimenti e non abbiamo rilasciato nessuna concessione per sfruttare i giacimenti noti. E, e se noi avessimo prodotto anziché 3 miliardi all'anno, 6 miliardi all'anno non è che sarebbe cambiato il mondo, però avevamo 3 miliardi di problemi in meno. Altro problema ancora. Noi c'è un rumore tanti... forte è, di sotto abbiamo punto. un rumore a ah, screen sì, il mio telefono. Scusate. No, vai tranquillo, vai pure. E altro problema ancora, eh, finora abbiamo parlato di gas e eh, abbiamo parlato, fatto esempi legati al fatto che noi potremmo approvvigionarci di gas da fonti diverse dalla Russia e per scelte nostre, consapevoli e inconsapevoli, non lo facciamo. Avremmo anche potuto metterci nella condizione di avere meno bisogno di gas. E, come dire, però, noi nell'87 e poi di nuovo nel 2011 abbiamo detto di no eh, al nucleare. Eh, abbiamo deciso che le centrali a carbone andavano chiuse entro il 2025, quindi, comunque, non bisognava. Magari quella probabilmente è la scelta più, più corretta, eh? ma insomma, comunque, non bisognava farne più. Eh, sempre in termini di processi autorizzativi, non si contano le scelte delle leggi di alcune regioni, eh, Sardegna, Puglia, eh, Lazio, eccetera. Che hanno introdotto delle moratorie contro le energie rinnovabili. Poi, magari queste qua sono state oggetto di ricorsi costituzionali che le hanno fatte saltare. Però, intanto un ricorso costituzionale quanto dura? Tre anni, cinque anni, non lo so, in quei tre anni non, non, non fai sì, niente. no? Fai la somma di tutte queste cose e uno dice: Non hai creato le condizioni per non aver bisogno del gas, non hai creato le condizioni eh, per eh, poter importare gas da altre da altre risorse e poi, come dire, uno toglie tutte eh, le ipotesi alternative e per forza finisce a dipendere dalla Russia. Questo non vuol dire che, ci che chi ha fatto le moratorie nel Lazio, chi ha fatto la moratoria in Puglia, chi si è opposto al rigassificatore di Trieste, eccetera, fosse un, al soldo di Putin e volesse lavorare, come dire, consapevolmente, specialmente per lui, queste sono sciocchezze, io non ci credo, Poi qualcuno sarà anche stato, ma non è, non è quello il punto. Significa però che, che la risultante di tutte quelle scelte, ciascuna delle quali singolarmente poco importante, ma messe tutte assieme, è che per forza ti rimaneva quello. Cioè, per carità, l'alternativa era non consumare. Ecco. Restavamo un paese di, di, eh, prevalentemente agricolo come eravamo negli anni '50, i consumi sarebbero molto più bassi, però insomma, il mondo è cambiato. Esatto. Non mi sembra la scelta più opportuna. Eh. Non so, Fra, se avevi altre domande o... Sì, io volevo chiedere un'altra cosa che peraltro chiedevano anche i ragazzi prima in chat, visto che si è parlato, e se non erro dicevi anche tu Umberto, prima che l'aveva detto la presidente von der Leyen, della questione di andare a scorporare il, il prezzo del, del gas... Dal prezzo dell'elettricità in generale, quindi a seconda del, del costo di produzione, perché parlavano, ad esempio, della questione dell'elettricità dell prodotta tramite energie rinnovabili, cioè tramite sistemi appunto di energie rinnovabili, e ehm, che appunto non può avere dei costi così alti, poi in bolletta è quello che paga l'utente. Quindi si può fare questa cosa, è particolarmente complicata, e come mai eventualmente non è stata fatta prima. Ah, si può fare tutto, la domanda è se, se, se ha senso farlo. Eh, allora, esatto. qui il tema è, è abbastanza complicato. E, mh, prendiamola molto dalla larga: l'elettricità è una commodity, cioè un prodotto assolutamente indifferenziato. Un, tu non puoi distinguere un kilowattora dall'altro kilowattora. È come il mais: tu non distingui un chicco dal mais, eh, mais dall'altro chicco di mais, come la benzina, come il gas. Eh, Tutte queste commodity, tutte, vengono commerciate, scambiate a un prezzo che dipende dai costi marginali, cioè dipende da quanto mi costa produrre l'unità più costosa di quel prodotto. Eh, è così perché deve essere così, è così perché nei testi di, di, di microeconomia a pagina 3. Ti dicono che un mercato perfettamente concorrenziale, questi non sono mer mercati necessariamente perfettamente concorrenziali, ma un mercato perfettamente concorrenziale è ha, ha tra le altre caratteristiche quella che è il prezzo di equilibrio, ora Umberto mi corregge se sbaglio, è quello, in corrispondenza, è quello eh, che corrisponde alla situazione tu, in cui i mercati marginali corrispondono ai costi marginali. No? Eh, quindi non c'è nulla corretto, di corretto, sì, lavora e nulla di anomalo nel, eh, nel fatto che il prezzo dell'energia di elettrica dipende dai costi marginali. Sarebbe innaturale, anomalo, artificiale e probabilmente malfunzionante una situazione eh, diversa. In realtà è una situazione diversa in cui i prezzi di vendita dipendono… Dai costi di produzione ce l'abbiamo avuta, era il comunismo sovietico, è, 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 è andata come è andata. Qual è il problema oggi? Il problema è che chi vuole questo presunto disaccoppiamento eh, vorrebbe affrontare. Il problema è, è dato dal fatto che il costo marginale, cioè il costo del gas, perché diciamo, eh, gli impianti a gas coprono l'ultimo pezzo di domanda, cioè io ho un certo livello di domanda. Per soddisfare quello livello di la domanda, prima uso eolico, fotovoltaico, eccetera. Perché l'input è gratis, il vento è gratis, il sole è gratis. Gli impianti ce l'ho già. Quindi tutta l'energia che, che mi danno la utilizzo. Mi bastano per coprire la domanda? Sì, benissimo, non mi serve altro. Se voi andate a vedere i prezzi, perfino quest'anno, in alcune ore, tipicamente nei weekend di maggio, di, di, di giugno, quando no, giugno era già caldo, ma maggio. Quando la, la domanda era molto bassa perché era weekend, non c'erano imprese aperte, negozi, cioè, le imprese erano chiuse, i negozi erano chiusi, eccetera. Non c'era domanda di condizionatori, quindi la domanda era molto bassa. E magari erano giornate molto assolate, molto ventose, quindi in cui il fotovoltaico e l'eolico davano un grande contributo. Il prezzo dell'energia elettrica era 10, 20 euro a megawattora rispetto a una media mensile di 200, 300, 500, eccetera. No? Però in quel, in quel, poi chiaramente a livello medio incidono poco perché si tratta di, di periodi relativamente brevi. All'ingrosso l'energia elettrica varia su base oraria, no? Poi a, a, nella bolletta non lo vedi perché, per ragioni pratiche, vai. però comunque, diciamo. Ehm, nei momenti in cui basta quella roba lì, la copri con quella roba Invece, supponiamo che la domanda è superiore a quello che ti danno l'eolico e il fotovoltaico. Eh, allora dici, cos'è che mi costa meno? Sempre in termini di costi marginali, perché l'impianto, il costo fisso ce l'ho già, quindi vado a prendere quello che, che, che mi costa meno aggiungere in quel momento. Eh, diciamo, per esempio, l'idroelettrico. L'idroelettrico mi basta? Sì, bene, fine della storia. Non mi basta? Vado a chiamare eh, l'impianto successivo, diciamo il carbone. A un certo punto finisco tutto quello che, che costa poco, devo passare a quello che costa tanto. Quello che costa tanto, cioè il gas, eh fino a un anno e mezzo fa costava tanto, voleva dire che costava un po' di più del, dello scalino precedente, no? con gli attuali prezzi del gas invece faccio un salto enorme. Ora, poiché tutta l'energia prodotta in un certo momento viene remunerata a un prezzo che dipende dai costi marginali, questo salto enorme si traduce in una rendita eh, di cui godono tutti quelli che stavano producendo comunque eolici, fotovoltaici, carbone, eccetera. No? Ora, la fisiologia di questo meccanismo è che quello che, che utilizzo poche ore all'anno per coprire la domanda di picco, cioè tipicamente il gas, eh, ha, sono impianti con bassi costi fissi e alti costi variabili che coprono col, col prezzo marginale. Tutti quelli che stanno a sinistra, per esempio l'eolico, ha bassissimi costi variabili perché il vento è gratis, quindi un po' di costo di manutenzione e basta. Eh, gran parte del costo dell'eolico è costo fisso, è l'impianto che ho dovuto costruire. Quindi è fisiologico che venga pagato non ai suoi costi marginali, ma a un prezzo superiore, che è determinato dall'impianto marginale, perché lui deve coprire e recuperare i costi fissi. Ora ci sono anni e ci sono momenti in cui il prezzo dell'energia è molto basso e in cui... Anche quell'impianto eolico fa fatica a coprire i costi fissi. È quindi fisiologico che ci siano altri momenti, altre ore del giorno, in cui ottiene una quella che si chiama tecnicamente una rendita inframarginale molto elevata e eh, recupera eh, il e remunera il capitale investito. Ora però la situazione è talmente fuori scala, cioè siamo passati da un livello di prezzo che oscillava. Mediamente dai 60 ai 120 150 euro al megawatt-ora a un livello di prezzi che è di 500, 600, 700 euro al megawatt-ora. Che qualcuno dice: No, questo è veramente troppo. Ora, questa è una posizione su cui si può discutere quanto volete, se sia opportuno togliergli questa rendita, se non sia opportuno togliergli questa rendita, eccetera. Ma eh, limare questa rendita è una cosa che puoi fare senza scassare il mercato. Per esempio, puoi fare una cosa che ha fatto il governo italiano, secondo me sbagliando perché ha messo il tetto troppo basso, ma insomma, il governo italiano ha detto a uh, tutti gli impianti rinnovabili, non tutti in realtà, la maggior parte degli impianti rinnovabili, hanno un tetto che varia diciamo, attorno ai 60-70 euro a megawattora, oltre il quale devono restituire la differenza. Quindi, se il prezzo di mercato è 500, tu incassi 500, ma la differenza tra 60 e 500 cioè 440 la devi restituire e serve per abbassare le bollette di tutti gli anni. ora questo tipo di intervento non scassa il mercato ripeto secondo me ha messo il tetto troppo basso ma è un intervento che non scassa il mercato, non ha bisogno di ridisegnare il mercato, fare due borse distinte come qualcuno dice le rinnovabili da una parte eh, eh, le, le, il termoelettrico dall'altro eccetera è un intervento puramente redistributivo l'idea invece di Prendere eh, cose che producono esattamente la stessa roba, cioè energia elettrica, e dire per legge, per via amministrativa, a te pago 5, a te pago 7, a te pago 9, sulla base di una stima più o meno eh, affidabile e provata di quelli che sono i tuoi costi reali, è una roba, secondo me, del tutto senza senso, anche perché. Si propone di affrontare un problema che è contingente perché i problemi sul mercato elettrico dipendono dal prezzo del gas, non dipendono da un no, malfunzionamento del mercato elettrico, con un ridisegno complessivo eh, del funzionamento del mercato. Tra l'altro, ultimo punto: qualunque ridisegno del funzionamento del mercato non puoi farlo a livello nazionale perché tutti i mercati elettrici sono fortemente interconnessi. Ci sono. Diciamo reti che, che, che collegano i vari paesi europei. Quindi, eh, per, perché tutto funzioni nel migliore dei modi, devono tutte avere le stesse regole, in maniera tale da regolamentare, da disciplinare in maniera economicamente efficiente chi esporta verso chi e chi importa da chi. Quindi, a me sembra che la so, morale della favola e chiudo: gran parte di queste discussioni siano veramente roba buona per la campagna elettorale. Certo, eh, io avevo ancora due domande se possibile. Sempre Carlo, rimanendo se il cammino ancora Un attimo astro. di tempo. Sì, sì. assolutamente. Ok, eh, la prima domanda riguarda EDF. Sì. Perché giustamente, insomma, abbiamo capito più o meno come funziona il gas, come funziona l'elettricità, volevo capire EDF. Cioè EDF è stata nazionalizzata da Macron, eh, cioè, qual è il motivo per cui è stata nazionalizzata? Eh, ci sono se riesce a... Ci sono due motivi principali, eh, uno dei quali alimenta l'altro. Eh, sì. Anche qua passo indietro. Eh, tutti i mercati elettrici europei in teoria sono stati aperti, liberalizzati, eccetera, è stata introdotta la concorrenza e bla bla bla. La Francia, come al solito, ha fatto la Francia, eh, per cui, eh, mentre in tutti gli altri mercati gli ex monopolisti magari continuano ad avere una posizione dominante, ma non clamorosamente dominante, L'Enel ha una quota di mercato nella generazione di energia elettrica, non nella vendita, credo adesso inferiore al 20%, poco superiore al 20%. È cioè un operatore molto importante, ma non è che fa il bello e il cattivo tempo. Ed F ha una quota di mercato attorno al 70%. Gran parte di questa quota di mercato deriva dagli impianti nucleari. Uh, il nucleare francese ha degli impianti. Degli oggettivi ed enormi problemi di, di, di manutenzione, in parte spiegati dal fatto che eh, si tratta di, di, di impianti che cominciano a, a essere vecchi, in parte spiegata dal fatto che giustamente lo standard di sicurezza che pretendi da un impianto nucleare è molto superiore a quello che pretendi da un impianto di altro tipo, per cui mh, incidenti o disservizi che magari da un'altra parte non è che li ignori, ma come dire, gli dai il peso che gli dai in un impianto nucleare, ti portano a decidere precauzionalmente e giustamente finché non capisco fino in fondo cosa è successo e non lo sistemo, quell'impianto lo spengo. Quindi, primo problema che ha EDF è di, di, di costi e di problemi nella gestione del, del suo eh, parco eh, di impianti nucleari, che tra l'altro ha ridotto drammaticamente la sua produzione e ha costretto la Francia a, a, a importare energia. St tradizionalmente la Francia è un paese con, con prezzi molto bassi e che esporta grandi quantità di energia anche verso l'Italia, adesso non è più così. E questo amplifica, tra l'altro esacerba, la, la crisi a livello europeo, perché se la Francia non ci esporta energia nucleare, noi quell'energia di cui comunque abbiamo bisogno, come la, come la produciamo? Bruciando gas. Gas, per il ragionamento che dicevo prima, perché le oricole, il fotovoltaico e tutto il resto già lo stavamo usando, no? Eh, quindi, questo è il primo problema, il problema di costi. A fronte di un problema di costi crescenti che si sono tradotti, non, non, non parlo di costi di gestione degli impianti in sé, ma di, di, di prezzi dell'energia elettrica che emergono sul mercato all'ingrosso in Francia, il governo francese obbliga EDF a vendere energia elettrica alle imprese, alle famiglie, non a tutte ma insomma a una vasta platea di imprese e famiglie sotto costo ora, ma serve essere un economista basta sapere l'aritmetica e sapere se tu, una cosa ti costa una cosa che prima ti costava 10 e vendevi 12, adesso ti costa 20 e sei obbligato a venderla a 8 i conti non tornano e eh, su Twitter c'è una, una disfida abbastanza surreale, una specie di derby tra quelli che dicono è tutta colpa del nucleare e non funziona, e quelli che dicono è tutta colpa del fatto che deve vendere sotto costo. È colpa della combinazione di entrambe le cose. E a fronte di questa cosa qua... Cioè è, che il nucleare non funziona? Questi disservizi sul nucleare hanno fatto crescere i costi e la ah, legge okay, obbliga, okay. obbliga eh, EDF a vendere sotto costo, no? Diciamo, se... se, se se l'energia in Francia costasse 10 EDF, dovesse essere costretta a venderla a 10, dice chiude in pareggio, ma se io la costringo a vendere a 10, eh, e mentre i costi sono saliti a 15, eh, produco una perdita. La perdita è dovuta a entrambe le cose, non è che dipende da una singolarmente. No? Se io avessi un problema di costi, eh, ma potessi fare un prezzo che riflette i costi che sostengo, non, la, la società EDF non sarebbe eh, coi conti a rotoli. Invece si è creata questa situazione, di fronte a questa situazione le opzioni erano due, o EDF dichiara bancarotta o lo Stato se lo compra. Diciamo, okay. lo, lo Stato ha causato la bancarotta di EDF con, con, con scelte di natura regolatoria e avendo causato la bancarotta ha fatto la cosa conseguenziale, certo. cioè ha detto Ma me la prendo certo certo certo, assolutamente e invece la seconda domanda che avevo in testa eh, riguarda appunto i programmi ai partiti perché ne abbiamo letti parecchi no? eh, dal punto di vista ambientale praticamente tutti correggimi Ivan perché io non ero presente li ho recuperate quasi tutte, però mi pare quasi tutti e, e io li ho letti anche per i fatti miei e la cosa che mi ha sorpreso è che eh, diciamo nel programma di azione non si parla di nucleare di terza generazione ma allo stesso tempo ci sono altri programmi tipo quello di noi moderati che tranquillamente parlano di terza generazione dei, dei reattori. Posso che mi sembra una cosa paradossale perché me non paiono quelli di noi moderati essere questi, questi luminari ecco, sul tema. Cioè che idea ti sei fatto a riguardo di questo? Di, di, cioè ah. che idea ti faresti più che altro in questo momento se, se, non, um, se non avevi elementi prima? ecco? Ma eh, no, io, io credo che nel dibattito elettorale in Italia il nucleare è essenzialmente una bandierina. Okay. Nel senso che un investitore sano di mente non mette un euro sul nucleare in Italia, intanto perché il nucleare in Italia è vietato. In questo momento non si può fare. Supponiamo che arriva un governo e, diciamo, fa la bacchetta magica, introduce le procedure per autorizzare eh, l'installazione di un impianto nucleare in Italia. Ora, in un paese che ci mette sette anni, dieci anni a autorizzare tre paleoliche, ma tu te la sentiresti di scommettere capitali tuoi su una tecnologia che nei paesi che funzionano bene, l'Inghilterra, la Finlandia, eccetera, ha comunque tempi di realizzazione nell'ordine del decennio? Onestamente no, cioè noi siamo un paese che nel 2009 l'ha provato a, a, a fare questo mestiere, nel 2011 ha fatto un referendum e, 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 e l'ha cassato di nuovo, no? Quindi eh, io credo che la probabilità che un paese come l'Italia effettivamente veda investimenti concreti, soldi e, e impianti nel nucleare sia zero, eh, quindi... Eh, diciamo quella è, è chiaramente un, una, una, un, un posizionamento ideologico che a me porta a simpatizzare per chi, per chi sventola la bandiera eh, versus chi non ha il coraggio di sventolarla però ecco quello, que, que, quello è, no? cioè, è come se un partito dicesse il mio programma è fare una missione italiana per andare a colonizzare Saturno eh, magari io sono un appassionato di viaggio, di viaggio nello spazio e, e, e la cosa mi gasa, ma non credo veramente che andremo con un'iniziativa unilaterale italiana. Eh, eh, arriveremo su Saturno, ecco. quindi no, no, il, punto eh, a il punto vero e serio. Beh, però se credo che sembra... andare su Saturno, Carlo, possa essere utile in qualche modo a migliorare la situazione in Italia, lo metto. Sì ma, ricordo, a me... sì, sì, ma infatti, è una bandiera. È una bandiera, è un modo per dare un'indicazione politica, non per, perché davvero nessuno crede che si farà quella roba. La cosa seria, secondo me, è un'altra, è la posizione che i partiti hanno e hanno avuto sulla tassonomia, perché la tassonomia, che è questo diciamo, catalogo di, di tecnologie che distingue tra quelle, tra virgolette, sostenibili e quelle non sostenibili con l'obiettivo di rendere quelle sostenibili più facili da finanziare. Perché la tassonomia è importante e la posizione sulla tassonomia è importante? Perché mentre dire faccio le centrali in Italia lascia il tempo che trova, dire voglio le centrali nella tassonomia vuol dire uh, uh, consentire a quelli che vogliono il nucleare di farlo a costi ragionevoli. Opporsi all'inserimento del nucleare nella tassonomia non vuol dire impedire il nucleare in Italia, vuol dire impedire il nucleare in, Italia, il nucleare in Francia, in Finlandia, eccetera. E questo, a mio avviso, è molto grave, soprattutto in un contesto in cui le reti elettriche vanno viste a livello europeo, e in cui poi, alla fine, quello che conta non è quanto nucleare c'è in Italia o quanto nucleare non c'è in Italia, è quanta produzione che produce emissioni di CO2 hai in Europa e quanta non ce n'hai. Poi magari in Italia faremo solo fotovoltaico, ma da un'altra parte fanno il nucleare, ed è questo che bisogna guardare. Beh, per questo io pensavo che fosse più interessante, diciamo, un'agenzia un dell'energia europea, una cosa di questo tipo che gestisse il tema. Cioè, se siamo uh, l'Unione Europea, abbiamo una moneta unica, eh, mi pare evidente che dovremmo avere anche magari un parlamento o un esecutivo unico e già che ci siamo anche un, um, un gestore, so, dell'energia, in modo tale che dove ci sono paesi che eh, sono d'accordo con l'energia nucleare, anzi spingono per l'energia nucleare, vedi la Francia, eh, si possa produrre energia nucleare quanto più possibile a questo punto. E, e se è possibile magari utilizzare i fondi italiani per eh, mandare lì delle risorse e evitare quella logica del, del not in my backyard, no? E quindi anche Ma collaborazioni infatti, di questo tipo. Infatti, da questo punto di vista la cosa importante da fare è dal punto di vista normativo evitare di mettere i bastoni tra le ruote degli altri. Ripeto, ecco, la sono io trovo veramente sono disprezzabile la posizione di, del Partito Democratico e di altri contro l'inserimento del nucleare in tassonomia perché, ripeto, non stavamo discutendo del nucleare in Italia. L'oggetto vero della discussione era il nucleare in Francia, in Finlandia, in Polonia e in altri paesi simili. Prima cosa. Seconda cosa, costruire reti. Cioè, l'energia elettrica viaggia. E, e la cosa importante è cercare di integrare sempre più i mercati europei naturalmente l'integrazione dei mercati ha una dimensione chiamiamola hardware fatta di reti ma anche una dimensione software fatta di regole del motivo per cui dicevo che le regole per la formazione del prezzo qualunque esse siano devono essere le stesse in tutta Europa concordo non so se ci sono altre domande altrimenti ne avrei ancora una velocissima se c'è tempo vada vada Ecco, sulla questione extra profitti, non so se hai seguito, abbiamo visto che Enel è intervenuta su Sole 24 Ore. Se non erro, adesso non vorrei sbagliare il quotidiano, però eh, è intervenuta a raccontarci come sono stati fatti i loro extra profitti. Non so se hai un commento su questo tema, così eh, chiudiamo tutto l'unplaying. Sì, diciamo eh, anche qua c'è un aspetto teorico e un aspetto eh, empirico. Io personalmente sono un liberista cattivo e selvaggio, quindi sono cattivo, contrario a, a qualunque forma di tassazione dei cosiddetti extra profitti, perché credo che profitti molto elevati in un momento come questo siano necessari ad attirare nuovi investimenti, che sono eh, l'unica cosa che poi ci porterà concretamente fuori dalla, dalla, dal casino. Tuttavia, cioè, non, non è che sono nato ieri, capisco perfettamente che ci sia un tema di necessità di risorse, eccetera. E che ci sia un tentativo di andare a prendere queste risorse in tasca a chi ce l'ha e cioè a chi sta facendo in questo momento grandi utili. Quindi, pur essendo contrario, avrei capito un'imposta sugli extra profitti che va a colpire gli utili delle imprese, per esempio un addizionale IRES. Quella che è stata introdotta ed è stata chiamata impropriamente tassa sugli extra profitti in Italia, in realtà è una roba diversa. Cioè, è una tassa che ha come base imponibile una base imponibile complicatissima, cioè la differenza tra i saldi IVA in un periodo che va da ottobre 2021 ad aprile 2022, rispetto a un periodo di riferimento che va da ottobre 2020 ad aprile 2021, quando eravamo pressoché in lockdown. In più, de, guardando ai saldi IVA, dentro la base imponibile entrano anche cose assurde, come per esempio i proventi eh, da operazioni straordinarie. Se io ho venduto la macchina. Ho incassato 20.000 euro dalla macchina, secondo la disciplina introdotta in Italia, questi 20.000 euro sono un profitto di cui devo versare allo stato il 25%, cioè 5.000 euro. Ora, se io ho venduto la macchina e io ho incassato 20.000 euro, non ho fatto 20.000 euro di utile prima avevo una macchina adesso 20.000 euro. Ecco, eh, se ho fatto utile, l'ho fatto, se l'ho venduta a, a, a un prezzo buono, diciamo, ma il prezzo, allora, questa tassa sui extra profitti è stata disegnata in un modo tale che. Chiaramente incostituzionale, perché è slegata dalla capacità contributiva del, del, de, de, delle varie imprese, totalmente casuale e colpisce essenzialmente delle robe che non hanno nulla a che fare con i profitti, operazioni straordinarie, l'aumento dei volumi: dicevo, eh, il periodo di riferimento era il lockdown, quindi nessuno di noi guidava la macchina, eh, il periodo successivo era fuori lockdown, quindi tutti guidavamo la macchina. I benzinai, le imprese petrolifere, hanno incassato più soldi rispetto al periodo precedente, ovviamente, perché vendevano più benzina e più diesel. Ma fare più ricavi non vuol dire necessariamente far più utili, né vuol dire fare utili straordinari. Quello che io dovrei guardare sono i margini al limite, per dire che c'è stato extra profitto. Invece la tassa sugli extra profitti mi colpisce la crescita dei volumi. Anzi, se io sono uno che ha un venditore, per esempio, di energia rette, che ha deciso di mettere in atto una campagna di espansione della mia base clienti, per cui ho, fatto, ho ristretto i margini e ho aumentato i volumi, molto probabilmente devo pagare una sberla per la tassa sugli extra profitti. Se viceversa io sono uno che ha protetto i margini a costo di perdere volumi, molto probabilmente non devo pagare niente per la tassa sugli extra profitti. È una tassa completamente demenziale cosa che era stata detta e scritta da, da, da pressoché da chiunque in quel momento e quindi non stupisce che molti si siano rifiutati di pagarla nel momento in cui ovviamente hanno fatto ricorso e l'hanno impugnata. Non è sorprendente che quindi abbia generato un gettito che è mh, circa il 20% rispetto alle aspettative Ok Ero molto Ah io c'avevo okay, forse okay. l'ultima cosa prima, vai, veloce vai, vai, veloce vai, vai. Carlo sapeva darci qualche informazione in più su quel gasdotto nuovo che è stato trovato da Eni? Eh, no, credo che lì sia stato un cortocircuito informativo. Se ti riferisci a Ismed, sì, sì, in credo. Algeria, no, dov'è che era? Eh, no, Ismed è, è quello che dovrebbe in, in teoria. Portare, portare a Cipro, gas forse, da questo giacimento Cipro, Grecia, eccetera, verso qua è un'ipotesi. È un gasdotto di cui si discute da tempo, non sono sicuro che, anzi, credo che ENI non sia tra, tra i ENI è tra gli operatori che stanno sfruttando quel giacimento a cui, da cui il gasdotto dovrebbe. Ehm, Acquisire il gas, eh, non credo che, che sia tra eh, le imprese che vogliono realizzare il gasdotto, anzi mi pare che abbia preso posizione eh, contraria. Eh, io personalmente diciamo, non sono né, né pro né contro la singola infrastruttura, penso che eh, l'infrastruttura de debba avere diciamo, de dei conti ragionevoli. La, la concorrenza un giacimento, che... non un gasdotto? Eh, no, no, infatti il giacimento sì. Lì c'è un giacimento molto ricco che, che beh, chiaramente deve essere coltivato e, e sfruttato. La domanda poi è, una volta che tiri fuori il gas da lì, come fai a farlo arrivare dove serve? C'è chi dice che bisogna costruire un grande tubo che, 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 che dall'est Mediterraneo arrivi verso l'Europa e verso l'Italia. C'è chi dice no, invece è probabilmente meglio costruire delle infrastrutture per liquefarlo e portarlo via nave, eccetera. Io credo, non, non penso che sia un tema politicamente rilevante, diciamo così, e comunque non è un tema ovviamente di breve termine, nel senso che i tempi per queste infrastrutture sono normalmente lunghe. Certo, assolutamente. Okay. Poi tra l'altro vedo che in chat qualcuno dice "Ma com'è possibile che al MEF non sappiano queste cose?". Boh, mi pare che Stagnaro fosse al MEF giusto qualche anno fa. No, <ride> no, <ride> io realmente le anni. Ah, Aerial sì, scusami, amiso, scusami, amiso, scusami. Amiso, scusami, no? scusami. Ricordavo male io, quindi sì. probabilmente comunque lo Stato sa queste cose. No, io credo che le sapete. La mia sensazione. No, scusa, un'ultima un battuta su Smed. Sì, io credo vai. tendenzialmente, appare, ripeto, senza conoscere i conti del, del, delle infrastrutture, credo che sarebbe più sensato. Che una delle lezioni che abbiamo imparato in, in questi mesi è che è meglio, di, è, è meglio creare eccesso di capacità di trasporto via nave che non eccesso di capacità di trasporto via tubi. Ormai il tubo è l'ultima forma di matrimonio indissolubile che c'è sulla, sulla faccia della terra, e, e, e probabilmente è ecco, meglio, meglio, meglio dotarsi di, di, di forme di trasporto più flessibili. Per quanto riguarda la tassa, io credo che lo sapessero benissimo che avrebbe generato un sacco di contenzioso e che questi ricorsi molto probabilmente erano perdenti. Io credo che il calcolo sia stato fatto, fosse di tipo diverso: forse facciamo una roba che. Letteralmente rapina soldi, noi abbiamo bisogno di tanti soldi subito, quindi facciamo una roba che ci mette i soldi in cassa, poi vedremo i ricorsi e tra tre anni rifaremo i conti. Però intanto usciamo dalla crisi. L'errore che è stato fatto, l'errore di valutazione, è stato fatto sul dare per scontato che tutti avrebbero pagato e che invece non si sarebbero opposti non solo presentando ricorso, ma anche rifiutandosi di versare. Penso che questo è stato proprio un significativo errore di valutazione. Credo che ci sia stata anche un, un, una sovrastima del, del potenziale gettito dell'imposta. Ottimo, grazie mille. Grazie Carlo. Grazie buona a voi. Buona giornata e prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Buon ciao, lavoro. Ciao.